Quindi è questa la spiaggia. È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che ci sono passata. Non mi ricordavo fosse così piena di persone. Beh, almeno nessuno ci ha fermati per chiedermi il perché fossi così pallida. Avrebbe creato un macello senza, beh, senza che ce ne fosse il bisogno. È uno dei motivi per cui odio essere una vampira, sai? Beh, quello è non essere in grado di... Che succede, caro? Ah, hai ragione. Grazie. Stavo per camminare sotto i raggi solari senza questo. A volte mi dimentico della mia piccola allergia ai raggi solari, caro. E poi sai, vivendo in quel castello per 400 anni, alcune cose si dimenticano. Ricordo ancora quando giocavo a scacchi con Galuleo. Era un tipo strano, sempre tra le nuvole. Però è stata un'altra esperienza, caro maritino. Oh, hai scelto una sezione privata soltanto per noi della spiaggia. Beh, vero anche che per affittarla hai dovuto usare i miei soldi, ma apprezzo comunque il gesto, caro. E sta persino tramontando. Questo significa che tra poco potrei fare anche il bagno con te. Quindi ci mettiamo qua? Va bene, posso aiutarti allora. No? Perché? Ah, certo, non posso aiutarti se devo tenere l'ombrello. Questo telo è davvero comodo. Che fai, caro? Crema solare? Oh! Ma tu puoi stare sotto il sole, giusto? Ti aiuta a non scottarti. Va bene. No, nulla, caro, è che se solo esistesse una cosa del genere, ma per noi vampiri, beh, non sarebbe fantastico? Pensi che un giorno ne faranno uno? Grazie, tesoro. Ma anche se non posso uscire sotto il sole, posso aiutarti con questa crema? Dai, poggia la testa tra le mie gambe, sarà più facile. Sì, ti riempirò di crema. Ah, hai una schiena così stupenda. Ah, non posso resistere. All'idea che possa bruciarsi mi fa infuriare. Devo stare molto attenta. Un po' qui, un po' qua, sul tuo collo, sulle tue spalle, sulla tua schiena, sulle tue gambe e un po' sul viso. Ecco fatto. Ah, è una crema piuttosto fresca. Non mi sorprende che molti umani la usino. Anche se mi chiedo... Caro, hai dormito in questi giorni? Perché lo chiedo? Beh, sembri stanco. Hai lavorato tutta la settimana e fai tutto questo per renderci una coppia normale, ma... Ma sai che non hai bisogno di lavorare? Voglio dire, con i miei soldi possiamo vivere tutta la vita. Oh, non vuoi sentirti inutile, ma caro, tu sei mio marito, io ti amo. E niente cambierà questo fatto. Che hai detto? Certo che sono onesta, caro. Io ti amo, ti amo, ti amo. Lo senti? Proprio sul mio anulare? Eh? Nella mia mano sinistra, quella che ti sta massaggiando. Riesci a sentire l'anello che tu stesso mi hai messo 6 anni fa? L'anello che simboleggia il nostro legame eterno. E tu, se non sbaglio, hai una copia perfetta? Sì, quella che io ti ho messo. Rappresenta il nostro matrimonio, la nostra promessa. Ma ora, torniamo a te, caro. Cavolo, le tue spalle sono così dense.
Posso massaggiartele? Oh, vuoi farmi un massaggio anche tu? Grazie, caro. Ma adesso stai comodo. Su, su. Voglio massaggiarti un po' le spalle. Come dici? Ha un odore squisito. Mi rende più bella. Oh, caro. Sei un tesoro. Lascia che ti baci. Tu sei l'unico a cui chiederei, prima di farlo, di morderti. Anche se avessi il sangue, cosa che hai più buono che abbia mai assaggiato, non farei mai nulla per disturbarti. E non solo, non permetterei mai a nessuno di farti del male, caro. Che poi in realtà soltanto i più cattivi, i più a sangue freddo, hanno il sangue più buono, ma tu sei un'eccezione, sei l'uomo perfetto, sei dolce, sei così caro, sai cucinare, pulisci pure, ma sai... Queste sono cose che ho scoperto solo dopo il matrimonio. Sei romantico, coccolone, sai come parlare a una donna, anche se non è più un'umana. Sarò sempre la donna più bella per te. A trovare le frasi giuste. Cosa? Oh, vuoi farmi un massaggio? Va bene, ma solo se dopo mi farei finire il mio. Cosa? No, ti ho solo messo un po' di crema solare. Quello non era un massaggio, non quello che potrei dare almeno. Sai cosa? No, 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 non ti alzare, non ne ho bisogno. Non ora. Che dici se ti massaggio ancora? Forse ti puoi sdraiare sul telo e posso metterti più crema? Bene, iniziamo dalle spalle. Cavolo, sono così dure. Ti hanno assegnato compiti più pesanti questa settimana. Perché? Beh, è semplicemente ogni volta che vogliamo fare le coccole, ti addormenti subito. Sembra essere l'unico motivo, non credi? Oh, hai ragione, hai portato tutta questa roba, avrei dovuto considerarlo. Certo che sei così stanco. Ma anche se fosse questo il caso, io ti coccolo e mi prendo cura di te. Hai bisogno di tutti questi massaggi e te li meriti, caro maritino. Devi sentirti bene con la tua mogliettina. Ti stai rilassando, caro? Guarda, ormai il sole sta passando. Se vuoi, potremmo giocare un po' con l'acqua. Sì, il sole non mi farà male. Andiamo? Bene. È stato divertente. Ah, sei un tesoro. Grazie per avermi suggerito questa cosa. Possiamo farlo ogni settimana? Magari nel fine settimana, che dici? Per favore. Davvero? Ne sei sicuro? Grazie. Ora che dici se torniamo a casa, eh? Magari per un paio di coccole extra? Vorrei soltanto stringerti. Oh, tesoro, per favore. Tu
Arrossisci ancora standomi accanto. Tesoro, siamo sposati. Puoi avvicinarti quanto ti pare. Andiamo. Casa, dolce casa. Dai, vieni qui, fatti baciare. Oh, bello. Caro, ti ho morso per sbaglio. Cosa vuoi dire che non è nulla? Senti, siediti, vado a prendere il kit di pronto soccorso. Per favore, caro, stai fermo. Ora, sì, lo so che brucia, però devi resistere, ok? Ed ecco qua, fatto. Meno male che non te l'ho strappato. Oh, caro, mi devi avvertire quando faccio una cosa del genere. No, certo che è colpa mia. E ho intenzione di rimediare. E se ti regalassi un massaggio speciale? Andiamo in camera da letto, su. Sdraiati. Forza. Lascia che ti aiuti a spogliarti un po'. Ah, questo è il corpo dell'uomo che ho sposato. Comincerò dalle spalle, ok? Ah, sei così teso ancora. Ma com'è possibile anche col massaggio di prima? Adesso ci penso io, maritino caro. Ma perché devono sempre cercare di farti stare così? Ah, ma anche le gambe. Abbiamo bisogno di mosse speciali. Cosa voglio dire? Oh beh, sarebbe il caso di mostrartelo. Ti piace così? Baci, coccole, complimenti e massaggio, tutto insieme. Temimi, tensione. Io ti scaccerò da questo corpo. Dai, tesoro. Non ti piace il relax unito al divertente? Un po' qui, un po' qui, un po' qui, e coccola è qui. Ok, ora per tutta la schiena. Non mancherò neanche un pezzettino. Voglio darti tutto l'amore che posso dare. Sai, caro, sono momenti come questi che mi fanno tornare umana. Passare il mio tempo col mio prezioso maritino. Prendermi cura di te e darti le mie attenzioni. Anche se il mio cuore ha smesso di battere, posso comunque sentirne il calore. Il tuo mi fa sentire così vicina alla vita. Rilassati, caro. Lascia che tua moglie ti tolga tutto lo stress. Lascia che ti ami, caro. Dormi bene. Buonanotte. Che i tuoi sogni possano essere meravigliosi. Sogni d'oro. Dormi bene. Mio amore, mio amore.